Le caserme dell'arma sono la casa degli anconetani. Con queste parole il comandante della Legione Carabinieri Marche, generale di brigata Salvatore Cagnazzo, ha dato avvio alla cerimonia per i 200 anni della fondazione dell'arma dei Carabinieri. In piazza 4 novembre per l'anniversario le più alte cariche istituzionali e delle forze dell'ordine, oltre a decine di bandierine tricolore sventolate dagli studenti delle scuole cittadine. Ci tengo a precisare e a sottolineare l'importanza delle 151 stazioni su tutto il territorio marchigiano. Hanno operato benissimo, tant'è vero che c'è stato un calo dei reati del 4,4%. Nell'ultimo anno i carabinieri delle Marche hanno proceduto per l'85% dei reati nel nostro territorio, con un aumento delle persone denunciate del 2% e del 15% in più degli arrestati, numeri che rendono ancor più onore al corpo militare. È un andamento della delittuosità che ci deve far pensare ad una situazione generalmente del tutto sotto controllo, anche se voi sapete benissimo che il primo mantra delle forze dell'ordine è quello di non abbassare mai la guardia. Tra i maggiori reati quelli di furto e frode informatica, seguiti poi da stalking e maltrattamenti in famiglia, spaccio e detenzione di sostanze illegali, violazione del codice della strada. Le sfide del futuro del nostro territorio sono quelle di continuare così a impegnarci contro la criminalità sotto ogni forma di fenomeno e continuare ad essere vicini alla cittadinanza. Per l'alto impegno profuso, autentico valore, tratto distintivo che da sempre accompagna l'operato dell'arma, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ringraziare ogni militare al servizio con un pensiero rivolto a coloro che hanno perso la vita per servire la comunità. Nel corso della cerimonia poi sono stati premiati 40 militari che si sono distinti in importanti operazioni di servizio, salvataggi e vicinanza alla popolazione.